3, 2, 1, oh! Buongiorno. 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 Abbiamo finito questo furgone tempo fa, quindi adesso probabilmente dimenticheremo qualcosa durante, giusto? Sì, ci dimenticheremo. Allora, mi raccomando, togliamo le scarpe. Ed è pulito. Sì, dobbiamo ancora pulirlo bene, ma è a posto. Dunque, prego. Intanto, come si chiama sto furgo? Giampiero. Giampiero? Sì, okay. Un jumper. Giampiero. Taglia. Intanto, ok, signor Giampiero, cominciamo subito da questi sedili, cara Fede. Dall'inizio. Questi sedili, come potete vedere, sono montati su due piastre girevoli. Perché sono uno di un colore e uno di un altro? Perché trovare sedili, in questo caso usati, perché nuovi a quanto pare non ci sono in commercio, non è per niente facile, è un'impresa molto ardua. Quindi abbiamo trovato online un sedile di un colore diverso, era l'unico disponibile. E mettiamo giustamente i copri sedili molto belli che ci porterà la Luisa, che è la padrona del mezzo, proprietaria, non padrona. Ci porterà i copri sedili, quindi poi sembreranno, cioè saranno omogenei i due sedili. Questo è il primo furgone che facciamo da zero con la dinette, così come diciamo i furgonati di serie. E siccome questo non è un furgone gigante, ma essendo un 540 abbiamo dovuto ottimizzare il tutto, io mi posso spostare indietro, ma vedi, in questo caso il tavolo, io ho molto spazio, ma da questa parte c'è meno spazio. Come fa Dani a sedersi da questa parte? Come faccio? Ci picchia. Guarda. Semplicissimo. Lo traslo verso di lui, mi appropinquio. Appropinquio. Sul sedile e adesso possiamo giocare. Guarda, a chi lo tira di più. Può anche traslare in orizzontale o in verticale, in base a dov'è. O se no, cosa possiamo fare? E così giochiamo a scala 40. Bello! Non capito? Solo, questo affare va anche su e giù. Esatto. Capito? Infatti vedi la gamba telescopica? Sì. Sotto. Perfetto. C'è una leva che adesso Dani schiaccia, che lui sicuramente si ricorda dov'è. Che adesso non faremo vedere perché tanto è inutile farvi vedere che andrà su e giù, perché rimarrà fisso, perché sì. Lasciamolo qua, eh? Ok, comunque il tavolino è va in giro. Va in giro dove vuoi. Poi ovviamente ha una leva di fermo che quando tu lo blocchi lui, certo, non si muove sta più fermo, perché ha un pistone che va in pressione sul legno e non va più in giro. Esatto. Meno male. Poi proseguiamo con quello che ho vicino, ovvero, anzi, con cosa proseguiamo? Proseguiamo con il generale, cioè come abbiamo fatto la pianta, no? Bravo, di questa comodissima cappelliera che noi facciamo sempre. Allora sì, questa cappelliera con questo che noi chiamiamo erroneamente oblò, nel senso che sembra un oblò, però è molto comodo questo spazio perché è veramente grande, anche se il buco è piccolo, è molto profondo, quindi ci puoi infilare dentro giacche, felpe grosse, lenzuola. Ma voi siete attenti. Allora, Ivan non è molto partecipativo. Hai sentito sto vuoto. Ivan, allora, devi stare attento perché poi alla fine ti faccio le domande. Spiegare quello che non abbiamo spiegato. Ah, noi, attenzione. Lenzuola. Stava già per dire. Ha già preso segno. Comunque, questo quindi è uno spazio. Bravissimo. Per le lenzuola. Coibentato. Coibentato, certo, perché lì il sole picchia un sacco e quindi si scalda molto. Il furgone, a maggior ragione, è blu, quindi proprio... Esatto, è blu scuro. Qua a Fede abbiamo incassato una Stelplaid. Sera, l'altro giorno quando l'abbiamo montata, cioè, facciamo un sacco di luce, perché certo, è proprio su tutta la lunghezza. Anche perché se devi mangiare qui o lavorare qui, almeno ce l'hai su. Esatto, okay. E poi abbiamo anche i faretti, ma adesso ti faremo vedere. L'impianto di illuminazione, naturalmente mi sono dimenticato quali interruttori accendono cosa. Allora, questa dovrebbe essere quella lì, infatti, sopra il letto da quella parte, vedi? Ok, guarda, vedi? Bella, okay. Calda. Anche dall'altro lato. Bella, okay. Calciosa. E la terza centrale, Fede, è questa qui, che abbiamo appena detto. Ok, questa qua. Ok. Boom. Ok, sempre la stessa tonalità di luce calda, come puoi vedere contro le pareti. Mentre dall'altro lato del furgone ci sono tre faretti. Ovvero, guarda. Sì, sì, apri pure. 1, 2 e 3, quindi primi, secondi e terzi, e poi c'è la pompa dell'acqua, ok? In questo caso è già accesa.
tutti verso il basso. Okay. Questa è la solita sonda nostra che montiamo, quindi adesso hai praticamente sei quasi in riserva. Comunque dalla riserva in poi ci sono ancora una buona percentuale di litri di sicurezza. Abbiamo due prese 220, una Shuku, quindi presa tedesca, e l'altra normale 16 ampere. Mentre da questa parte, anche qua ci sono prese 220, però abbiamo solo una 16 ampere, e invece al posto di mettere la Shuku abbiamo messo l'USB, molto comoda, incassata, che è anche carina. Perché? Perché non è che devi per forza avere due Shuku dentro il furgone, no? Mentre invece se stai lavorando lì, per esempio, con l'iPad o anche con un Mac, puoi attaccarti direttamente, no? A questa, esatto, presa. Cioè la 220 ce l'hai comunque, al massimo usi un adattatore. E abbiamo sfruttato il buco della Shuku per metterci USB, che come puoi vedere sta anche bene. Qua un comodo telecomando attaccato a parete, che questo telecomando che cos'è? È il telecomando che comanda il MaxFan, che è questo blò. E la comunità di questo blò è che puoi tenerlo aperto e funzionante quando piove, perché è fatto in modo tale che l'acqua non entri. Adesso l'ho acceso, si sta aprendo e la ventola è partita, la ventola 80%. Con questo telecomando tu puoi diminuire la percentuale, quindi la velocità della ventola. Infatti vedi, adesso si è abbassata. Poi puoi scegliere se l'aria va da dentro a fuori o da fuori a dentro. Vabbè, comunque è il solito MaxFan che molti conoscono. Perché è molto utile questo blò? Perché specialmente, per esempio, magari in inverno, quando cucini o quando vuoi avere un ricircolo d'aria, lui sposta molti litri d'aria al secondo, al minuto. Quindi se tu tieni una finestra un pelo aperta, tutto il furgone chiuso, questa la tieni, metti così, ok? Tac. E lo fai andare, per esempio, che tira fuori l'aria, tutto il furgone praticamente, cioè veramente l'aria coinvoglia tutto lì ed esce e ti ciuccia l'aria fresca dalla finestra. Molto efficace, sia in un verso che ovviamente nell'altro. Se vuoi tirare dentro aria da fuori, fai girare la ventola al contrario, tieni una finestra aperta. Importante questo blog, diciamo una cosa veloce, sempre avere uno sfiato, una finestra, una porta, esatto, leggermente aperta, altrimenti il furgone o va in depressione o va in compressione, ma non rende più la ventola, perché continua a sparare dentro aria, il furgone si riempie e, certo, se non ha uno sfogo non fa più il suo dovere. Come soffiare in un palloncino. Brava, circa, però il palloncino elastico, il furgone no, quindi è una certa che è pieno. Ok, passiamo a passiamo alla cucina. Già che siamo in argomento, ok. Cucina, che cosa abbiamo? Fornelli, che adesso vi spiegherà Niki. Mastro fornellaio. Niente, praticamente abbiamo questi fornelli da casa che abbiamo scelto perché hanno queste parti qua a incastro, mentre invece quelli che ho preso per esempio sul mio furgone non sono a incastro, ogni volta che prendo un dosso saltano fuori, mentre questi dovrebbero essere un po' più stabili, quindi anche se tu vai in giro col furgone vedi che questo rimane fermo, non se ne va in giro. Quindi i fornelli sono collegati a una bombola da 3 kg di gas con il suo sfiato che va fuori, eccetera, eccetera, che è sotto il modulo cucina. Mentre invece qui non c'è niente, non ci sono cassetti. Perché? Perché? Perché abbiamo un frigorifero della solita marca che montiamo sempre, che però non ci dà un euro, quindi abbiamo dovuto girare l'apertura. Perché? Perché così, in questo modo, è comodo aprirlo sia da dentro che da fuori. Tu lo apri e vedi che l'anta gira a oltre 180 gradi. Quindi da fuori tu riesci a prendere la birretta fresca o, nel mio caso, l'estate al limone. In ogni caso usarlo da dentro, in questo modo, era più facile, Fede, no? Esatto. Sì. Piuttosto che aprirlo di là, non, da dentro. Se il furgone è chiuso non riesci. Brava. Esatto. E il frigorifero è 65 litri, quindi comunque una buona capacità. E poi cosa abbiamo? Abbiamo questo rubinetto che noi montiamo di solito con la parte finale estraibile, comoda per magari sciacquarti i piedi fuori prima di entrare. Poi il solito copri lavandino che facciamo. Questa parte qua è oliata con un olio per taglieri, quindi commestibile, si può usare come tagliere sia di qua che di là. Si apre e abbiamo il nostro lavandino 40x40, lavandino da casa, perché quelli da camper di solito sono tutti più piccoli e ridotti e non riesci neanche a lavare una ciotola. Molto comodo, abbiamo sia l'acqua calda che l'acqua fredda, perché abbiamo sotto le chiappe di Niki la Truma Combi, attenzione, la 4D, che è uscita poco fa e ha un sacco di upgrade positivi. Al kit altitudine integrato
il camino a ventilazione forzata non è più a ventilazione forzata perché la ventilazione è all'interno della truma, quindi il camino che c'è fuori è piccolino così, tipo quella da gas. È molto più semplice. Costa un filo meno, un filo. Sì. Ed è soprattutto dimensionata per i furgonati. Quindi la 6D era un po' sovradimensionata, mentre questa consuma un po' meno gasolio e ha una capacità di riscaldare l'aria inferiore, perché tanto comunque la 6D era sovradimensionata, quindi questa va bene per questo litraggio di aria che c'è da scaldare. Poi, non abbiamo detto che questo qua è un sedile omologato, non ovviamente la struttura di legno, che non è un problema quello. All'interno c'è proprio una struttura, un telaio, che è questo qua, tutto di ferro, che abbiamo ancorato al telaio del mezzo ed è omologato e certificato per un'altra persona. E quindi questo furgone qua non solo ha due posti davanti, ma è omologato per tre posti viaggianti. A richiesta della cliente in questo caso, perché voleva tre posti, altrimenti con questa struttura, montando due cinture e facendo la panchetta un po' più larga, si potevano avere anche quattro posti. Continuiamo con la cucina. Che cosa abbiamo qua? Allora, abbiamo i cassetti che di solito noi facciamo sempre. Abbiamo come primo cassetto posate, uno scompartimento comodo con tutte le posate, è più comodo essere lì ad aprirlo, però li apriamo da qua. Poi secondo cassetto, dove noi abbiamo messo tutte le istruzioni, certificazioni di tutto quello che abbiamo montato, e un altro cassetto vuoto. E sì, abbiamo, devo dire, abbiamo sfruttato gli spazi in questo furgone in maniera secondo me molto intelligente. Lo spazio era quello, e quindi anche strutturare una cucina così piccola, così funzionale, con il frigorifero integrato che riesce ad avere anche dei cassetti e tutto quanto, diciamo che per quello che occupa è una cucina super funzionale per quanto mi riguarda. Sì, perché non solo hai i fornelli grossi dove ci stanno due pentole, ma due vere, non quei fornelli classici da camper che ci sta una pentola e forse una caffettiera. Questi sono belli comodi. Ah, è un lavandino bello grosso. Di tutto rispetto, esatto. E su un 540. E hai un sacco di spazio per tagliare le verdure. Che cos'è? Non questo spazio qua, che comunque è uno spazio comodo, ma bensì questa parte qua, tutta libera, che si può usare comodamente per metti il tagliere, tagli le tue robe, e tu mi chiederai: E che cos'è? C'è dentro il bagno, il gabinetto e la doccia calda. Perché? Perché la Luisa voleva il bagno interno, ma un po' sotto nostro consiglio, sotto torture, un po' non voleva avere il bagno che chiudeva fino in alto, per una scelta assolutamente personale. Ripeto, non è che noi non vogliamo mai fare il bagno interno. Più di una persona ci aveva chiesto il bagno interno, gliel'abbiamo fatto chiuso con la doccia e tutto, perché tanta gente su un 540 ha il bagno completo. Io per esempio ho un furgone che è anche un po' più lungo, ma in ogni caso non avrei fatto il bagno completo, perché è mio gusto personale. Dani la pensa uguale per quanto riguarda questa situazione qua dello spazio, perché aperto è anche più occludente. Sì, no, immaginati se avessi una parete qua, sarebbe molto più chiusa la situazione. Ivan, tu cosa ne pensi? Io penso che è brutto il bagno interno. Bravo! Ma stavi ascoltando, eh! Bravo, Ivan. Mietko, tu cosa ne pensi? Sto ascoltando. Bravo, onesto, la sincerità è prima di tutto. Allora, questa parte qua abbiamo fatto un bordino in modo tale che questa antina non si apra durante il viaggio. In avanti e si developpa. Ok. Apriamo l'antina. Una volta tolto il coperchio si può aprire l'antina. Questo qua ve lo spiegherà Niki. Vieni. Tu dici: cavolo, cos'è questa roba qua? Questa è una pregeria. Allora partiamo dal gabinetto. Il gabinetto è un gabinetto a secco della Trelino, molto comodo e anche carino, fa quasi rima. A secco che cosa vuol dire? Vuol dire che non ha disgreganti chimici, ma ha la separazione dei solidi e dei liquidi, ha i suoi sacchetti, ha dentro tutte le sue robe, che comunque uno va sul sito e si vede tutto, anche perché non è che sono promoter io. Oh, non è che devi spiegare. E poi la roba figa, guarda, io lancio e c'ha le cerniere soft close. Ma questa, anche se tu lo lanci tipo fuori dal furgone, lui cade dolce che non appoggia. Quello non lo so, io non ci provo. Vabbè, non lanciate i cessi comunque. No, l'ha tirato fuori dal piatto doccia perché c'è più spazio. Ma volendo uno, se non è gigante, esatto, può anche fare i suoi bisogni dentro, certo, lì. Spostando prima questa che è la tenda. Bravo, so. E qui e qua ti volevo. Qua mi volevi. Che cosa abbiamo qua? Allora, innanzitutto abbiamo fatto il piatto doccia.
Al di sotto è tutto multistrato marino, quindi non ha problemi con l'acqua, ma non è un problema perché l'acqua non la prenderà mai. Perché? Perché abbiamo rivestito i primi 30-35 centimetri con il D-Bond. Il D-Bond è quel materiale che ogni tanto spiego, vabbè, comunque esternamente alluminio e non prende l'acqua perché Niki ha sigillato tutte le giunte e tutti gli angoli con il sica, che ovviamente non fa passare l'acqua. Ma detto questo, capito? Vi ridico anche che l'acqua non andrà mai qua. Perché? Perché abbiamo la nostra tenda doccia idrorepellente, che essendo tagliata su misura arriva a pochi centimetri da terra. Questa non è comprata su un sito, questa l'abbiamo fatta fare. Questo telo è più carino. Sì, è un po' più, vedi che è più carino, no? Sì, certo. Però è però idrorepellente. Allora, idrorepellente. Ti faccio vedere da dentro. Chi fa la doccia? Io, dai. Dai, Niki, fai la doccia. Tu. Che sono 6-7 giorni che non la faccio. Però vai là, Dani, che vengo lì. Aspetta, Niki, stai. Aspetta, Dani, guarda che c'è un faretto proprio dentro la doccia. Accendilo un attimo. Secondo. Tac. Quindi fai la doccia anche. Anche cosa succede? Qui c'è il miscelatore. Vedi che abbiamo fatto un foro apposta, Fede? Sì. Così l'acqua ci defluisce intorno. Si apre. Tac. E tu infili quello che facciamo sempre vedere posteriormente. È lo stesso, ok? Lo infili in questo caso così, lo giri e adesso ci abbiamo l'acqua dentro al doccino. Cosa succede? Da qua io posso tranquillamente chiudere. Sì, chiudo. Ok, chiudo l'antina, così la tenda non va fuori, ok Fede? Una volta chiusa l'antina, chiudo la giri fino a terra e mi faccio la mia doccia. E vediamo che la tenda arriva, ovviamente. La tenda, guarda, se io ti apro l'antina, vedi dove arriva? Arriva a terra. Quindi praticamente l'acqua non andrà fuori, ma rimarrà all'interno. Nick giustamente ha detto che le pareti non si bagneranno mai perché comunque c'è la tenda, ma la cosa comoda di aver fatto il bagno così, con la doccia così, che io amo questa soluzione qua. Perché? Perché io quando mi faccio la doccia non voglio essere vincolato da delle pareti che le mie spalle non riescono a girare, non riesco a fare così. Avendo un telo tu ti puoi allargare, vedi? Sì. Il telo si allarga e tanto l'acqua uscirà sempre sotto. Perché il bacino e le gambe sono sempre strette e va benissimo farle in poco spazio. Ma sopra, poi per una donna è un po' meno problema, è più un problema per gli uomini che hanno magari le spalle più larghe, capito? Quindi un bagno chiuso come i furgoni di serie per me è un po' troppo occludente. Ok. Giusto? Yes. Okay. Comunque bene. Facciamo vedere. Quindi, un attimo. Guarda, esatto, dai, fai vedere il facsimile della doccia. Ok, guarda. Ok. Telo idrorepellente, l'acqua finisce giù e se ne scende. Ok? Ok. Oltretutto, okay, quindi calda, finito... rovente, porca miseria se scotta. Quindi abbiamo finito di fare la doccia, il telo è qui. Cosa facciamo? Smonti il tuo miscelatore, tac. L'acqua che c'è di troppo cade tranquillamente giù perché ovviamente questo attacco l'abbiamo rivestito anch'esso tutto intorno con il D-Bond. Ok? Lo chiudo. Sgancio. Questo, vabbè, il doccino lo puoi svuotare dentro, insomma, fai quello che ti pare. Okay. Mm-hmm. In questo caso sgancio la tenda e la faccio, allora, consiglio proprio spassionato, la si lascia appesa e la si lascia scolare in modo tale che lei si asciughi. All'interno di questo vano bagno, là in basso, di fianco al doccino, abbiamo messo un bocchettone della truma. Perché? Così che quando tu decidi di aprirlo, l'aria calda che è fuori me, è spinta fuori dalla truma, ti asciuga tutto il bagno e ti asciuga anche la tenda, ok? Ok. Una volta che è tutto asciutto, sganci velocemente. Cerchiamo di non metterla via bagnata. Sì, esatto, che poi puzza di cane. Puzza e tutto. Quindi tu la pieghi e la infili giù per terra. Temperatura 31 gradi, sblocca. Qua c'è l'acqua calda, vedi che noi l'abbiamo già accesa, è a 60 gradi. Pronto? Vuol dire che lo puoi già utilizzare. Clima ambiente ovviamente è spento perché qua ti dà o riscaldare o ventilare. Lascialo spento, va. Ma esatto, ci sono 19.000 gradi, quindi va benissimo così. E basta, qua ti dice le impostazioni, l'applicazione per il cellulare, va eventuali messaggi e spegnere il tutto quanto. Se tu schiacci di meno, ti dice lavaggio 40 gradi, doccia lunga. Cosa vuol dire? Che se dobbiamo farci la doccia in due o in tre, 100 litri d'acqua ce li hai, quindi si fa una doccia veloce, ok? Però con 60 litri di... con 60 gradi, 10 litri a 60 gradi... Se la misceli farai tot litraggio. Se la metti a 70 gradi dovrai miscelarla. Dura di più. Con... chiaro, quindi. Ok. C'ha questa opzione che la 6D non aveva. Allora,
come al solito abbiamo fatto anche in questo furgone i pensili. Qua abbiamo 4 pensili solo nella zona letto, e si prolunga qua nella zona cucina, però non più di tanto, in modo tale da non dar fastidio alla testa e per evitare capocciate sugli angoli anche. Comunque tutto smussato. Allora, abbiamo fatto le antine con le perline come il rivestimento pareti e soffitto, comoda fresata al di sotto dell'anta, vieni che te la faccio vedere, la fresata serve per facilitare l'apertura. Abbiamo queste cerniere soft close che sono comode perché tu lanci l'anta, lei con calma si chiude mentre quando tu vai voglio a fare altro. Va bene. Questi invece sono un po' più strettini perché ovviamente li abbiamo fatti finire prima, però anche questi comodi magari per metterci vestiti e altre cose. E passiamo al materasso, ovviamente l'abbiamo fatto fare su misura da Ale, il nostro amico, e abbiamo fatto su misura anche tutta la struttura. E in questo caso non l'abbiamo fatta dritta come invece facciamo su altri furgoni, ma l'abbiamo fatta storta, perché per avere più spazio nella zona cucina e per avere niente, per questo finito. Perché tu dove hai la testa quando dormi ti serve più spazio, stesso concetto della doccia, delle spalle, esatto. Dove hai i piedi, chi se ne frega, ti bastano 30 cm per i piedi. E la struttura è tutta in acciaio, tutta saldata su misura. Sopra doghe in faggio, e al di sopra ancora abbiamo un materasso con 2 o 3 schiume diverse. E comunque anche il materasso abbiamo provato comodo, cioè sì, non è che l'abbiamo provato una notte, abbiamo provato sdraiato. Bene, qua abbiamo una comoda tendina srotolina, si chiama, proprio c'è il link con scritto tendina srotolina, con la sua maniglia, i suoi 2 ganci, e è comoda perché a parte che è un po' più scura dal sole, ma divide proprio la zona garage dalla zona living. Adesso tu hai il sole dietro, Fede, ma se chiudi i portelloni, quella è completamente nera, nel senso che proprio ti chiude, ti faccio vedere. Cavolo. Hai visto? Completamente. Quindi nera. Tu nel garage, che di solito è quello un po' più disordinato, giustamente, perché magari mette borsi, borsoni, cose che non usi spesso, butti tutto nel garage, tu con questa tendina non solo fai in modo che la roba nel garage non venga avanti quando fai una frenata, ma dividi lo spazio e anche la vista è più carina. Sono le finestre, abbiamo montato una finestra a compasso che ovviamente non ricordo quanto misuri, ma così a occhio sarà tipo 85x40-45. Dall'altra parte, sempre con la sua zanzariera e ospirante dal basso, mentre dall'altra parte abbiamo montato sulla porta scorrevole la nostra finestra, sempre della Carbest, a scorrevole, però era già aperta. Ok, tac, sempre con zanzariera e oscurante, questa molto tosta, doppi vetri, perfetto. Ok, e sul retro abbiamo montato altre 2 finestre a compasso come queste, ma ovviamente di una misura più piccola per farle stare nei portelloni. Quindi oltre ai 2 blò abbiamo anche 4 finestre, quindi questo furgone è super illuminato. Siamo adesso al retro, come vi dicevo abbiamo messo uno blò mini echi sulla parte posteriore del tetto del furgone, in modo tale che tu possa guardare le fantomatiche stelle o comunque avere della luce nella zona letto notte. E queste finestre più piccole, molto carine, ok, sono compasso, sempre con zanzariera e oscurante, come puoi vedere da fuori si sposano molto bene con la carrozzeria del Ducato, belle proporzionate, mi piacciono, cosa dici? Belle, molto belle. Mettiamo l'impianto idraulico sulla destra con il ricarico acqua da fuori e il nostro doccino esterno come quello che c'è all'interno della doccia, molto comodo perché quando tu lo chiudi c'è questa guarnizione che va imbattuta qua, quindi non sgocciola. Infili acqua fredda, accendi, man mano che giri verso sinistra sempre più calda, quindi è un miscelatore in una leva sola, super comodo. Boom. Aspetta, con questi accendi la comoda striplet garage, guarda. Lei adesso non vede niente. Guarda come sei illuminato. Visto? Allora, in questa cassa gigante abbiamo un bel 100 litri di acqua. In questo caso abbiamo il nostro impianto idraulico con una tanica, anzi un serbatoio, questo si chiama serbatoio da 100 litri. La pompa dell'acqua, in questo caso abbiamo montato una fiamma acqua 8 che ti dirò col filtro integrato ci ha sorpreso positivamente, perché sposta una quantità d'acqua considerevole. Ed è anche molto silenziosa rispetto alla Schürzle. Sì. Vibra poco.
o ha un ammortizzatore che è questo migliore, fatto di gomma migliore, oppure proprio lei che diciamo ha un sistema meccanico che fa vibrare meno tutto quanto. Comunque è più silenziosa. Classico vaso di espansione, sempre della fiamma. E poi tutti i tubi John Guest, come al solito, che vanno in giro per il furgone. Quindi abbiamo acqua fredda e acqua calda che vanno da questa parte, passano qua dentro e, come puoi vedere da qua, Fede, vanno verso la doccia, quindi l'utenza da quella parte. Altri due tubi acqua calda e acqua fredda che entrano dentro qua e vanno verso il lavandino. E altri due tubi acqua calda e acqua fredda che arrivano qua nel miscelatore posteriore. Quindi abbiamo un intreccio di tubi. Come aveva fatto vedere Niki, è comodo anche per fare manutenzione, perché comunque hai spazio per mettere sia cacciaviti o avvitatori per fare manutenzione, no? Ricordiamo, anche se il furgone non l'avete fatto voi, studiate sempre come fare manutenzione. Esatto, anche perché vi ricordate quella volta che avevamo detto che quella famiglia era venuta disperata con un furgone che era stato fatto coi piedi, perdeva acqua da tutte le parti. Il modulo di multistrato che gli avevano strutturato intorno all'impianto idraulico non era ispezionabile. Quindi loro vedevano l'acqua che usciva da qui, che gli allagava tutto, non sapevano da dove perdeva. Hanno dovuto far smontare e poi c'era la sonda che non era stata sigillata, l'acqua spruzzava fuori. Mentre invece cosa succede qua? Qualsiasi cosa dovesse succedere, tu togli il coperchio, ci metti dentro la testa e le mani e ci puoi lavorare. È una cosa veramente molto utile, anche esatto. Se uno non è un meccanico, io non sono un meccanico, lo porto da un qualsiasi meccanico, ma quel meccanico del caso potrà lavorare agevolmente anziché in... Allora passiamo invece al nostro impianto elettrico. Anche l'impianto elettrico, come tutti i nostri impianti elettrici, è, si può dire, anch'esso ispezionabile, facilmente accessibile grazie a questa dolce botulina. Abbiamo tutto il necessario a vista, quindi tu vai dentro e hai tutto, fuorché la batteria. La batteria, abbiamo montato una batteria al litio dell'Ultimatron da 150 ampere ora ed è qua sotto. Anche questo, quando un domani molto futuro devi cambiare la batteria, si svitano tre viti comode, si toglie questo e si accesso la batteria. Quindi anche questo comodo con solo un cacciavite. Allora abbiamo l'interruttore generale, che questo, girandolo questa leva, spegne tutto, quindi toglie corrente da tutto. Abbiamo i suoi fusibili, fusibile normale, fusibile dell'inverter, perché abbiamo un inverter sempre Victron Energy da 400 watt. Poi abbiamo due magnetotermici differenziali. Perché due? Uno è della 220 interna al furgone, quindi le prese che avevamo fatto vedere prima io e Niki. Invece quell'altro, infatti come c'è scritto, è della presa esterna. Perché? Perché questo furgone qua ha la presa esterna, la classica presa esterna. Quando vai nel campeggio attacchi la tua spina, spina blu, e con questo caricatore, che adesso non vedi ma è qua, sempre della Victron Energy, lui ricarica la batteria, anche se il pannello magari è all'ombra e il furgone non è in moto. Tu hai questa spina, vabbè, ma questa è la classica spina che conoscono tutti. E poi abbiamo vari fusibili, fusibiliere, abbiamo l'interruttore delle utenze, questo se io spengo si spengono tutte le luci, la pompa si spengono tutte le utenze. Abbiamo il regolatore di carica, l'MPPT, sempre della Victron, da 20 ampere, perché qua montiamo un pannello da 300 e non ricordo quanti watt, 300 e oltre. E abbiamo un booster da 30 ampere. E basta, fusibiliere, bus bar negativi, bus bar positivi, e questo è quanto. Sì, questo impianto elettrico è venuto molto bene, è proprio compatto, abbiamo utilizzato poco spazio, guarda quanto è sottile. Infatti l'unica cosa che sporgeva era la batteria e abbiamo detto ok, utilizziamo questa scatolina per contenere la parte che sporge, spazio. Però vedi, tutto il resto è molto molto piatto. Qua sotto c'è il passaruota. Quindi è per questo che Niki diceva, siamo riusciti a farci stare tutto qua dentro, perché qua sotto c'è proprio il passaruota e ovviamente è spazio buttato via. Oltretutto qua non si vede, capito? Ma c'è l'inverter qua. Ah, l'inverter? Sì. Non abbiamo detto. Dici, cavolo, è lì sotto, come fai ad accenderlo? Sennò ogni volta devo andare lì sotto, è un casino. E invece no, è comodissimo. Tu, se sei a letto... O se sei dentro il furgone. O se sei dentro il furgone o fuori, accendi questo interruttore, si accende il LED. Una volta che il LED è acceso, vuol dire che le tue prese funzionano.
Okay. Quindi puoi usare la corrente 220 per, non lo so, caricare il computer, usare... Ok, ah, tendalino! Ah, il tendalino! E adesso vi faremo vedere... Raga, una cosa importante sul tendalino. Cercate di aprirlo il meno possibile per non gravare sui giunti, per aprire poi le paline, ok? Perché altrimenti da qua in poi... Tesa. Tesa, esatto. Ok. Ah, tu la stai mettendo a terra? Vabbè, lo mettiamo... Sì, possiamo mettere anche lì contro. Comunque abbiamo installato questi a parete. Ancora, ancora. Ok. Questo è il nostro tendalino che crea un'ampia zona protetta da sole e pioggia. Quindi. Consiglio, quando piove mettetele sfalsate, quindi non mettetele in bolla come abbiamo fatto invece adesso gli enichi, ma mettetela una più alta, una così più bassa, sgocciola. In modo tale, esatto, da creargli uno sgocciolatoio. Un'altra cosa intelligente che abbiamo fatto è che normalmente non è così, è aver piazzato il tendalino un po' più avanti. Perché? Perché è vero, è un po' meno aerodinamico e visivamente sta un po' meno bene, perché vedi che va oltre questa, sì, questo giunto. Però se tu metti la fine del tendalino qua, vuol dire che il telo ti partirà da qui, vuol dire che anche se fa due gocce ti piove proprio dentro l'acqua, capito? Invece noi l'abbiamo spostato un po' più avanti in modo tale che sia protetto. Fidatevi che fa la differenza questa cosa. Sono d'accordo. Perché anche se piove un po', appena piove, ovviamente se ti piove di traverso no, ma se piove normalmente l'acqua ti scola giù. Va bene ragazzi, abbiamo detto tutto? Manca l'ultima cosa. No, Dani, no. No, no, no. Basta, saluto. Dai. Hello my friends!